Buonasera, benvenuti e benvenuti a questo secondo appuntamento del ciclo su adolescenti e Covid organizzato in collaborazione con Franco Angeli. Stasera abbiamo il piacere di ospitare il contributo della dottoressa Maddalena Bergamaschi, che salutiamo. Buonasera Maddalena e grazie di essere qui con noi. La collega, la dottoressa Bergamaschi, è psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale. È vicepresidente di Ithaca, che è l'International Transactional Analyst for Childhood and Adolescence, e per Franco Angeli è autrice, assieme ad un altro collega, del libro Analisi transazionale per i disturbi ansiosi in adolescenza e di questo tema, appunto, su questo focus, diciamo che imposteremo questo contributo, il contributo di stasera. E, come sapete, o perlomeno come sa chi ha già avuto modo di seguire i nostri precedenti webinar, passeremo un'ora assieme. Vi preghiamo di utilizzare il canale chat esclusivamente per eventuali problemi tecnici, incrociamo le dita, ma insomma, laddove vi fossero canale chat, mentre per domande nel merito e nei contenuti portati dalla dottoressa Bergamaschi, vi preghiamo di utilizzare il bottone DER, domande e risposte, di modo che rimane molto più ordinato. I primi 40-45 minuti la dottoressa presenterà un pochino le riflessioni e i contenuti di questa serata, l'ultimo quarto d'ora invece lo lasceremo, come usualmente facciamo, al question time, quindi andremo a selezionare e individuare alcune domande e vi discuteremo. Non rubo ulteriore tempo, lascio parola a te Maddalena, ringraziandoti di nuovo. Ci sentiamo dopo. Qualsiasi cosa ci siamo e ricompariamo. Prego. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Sono contenta e sono onorata di essere qui con voi stasera. Voglio ringraziare sicuramente Nicola Piccinini per averci dato questa opportunità gratuita di fermarci a riflettere su quello che effettivamente è un tema molto caldo del Covid e di questa pandemia. Direi che in questo anno. Scusate, volevo ringraziare anche la casa editrice Franco Angeli, che insieme a Piccinini hanno formulato queste 5 serate. Un grazie particolare anche a voi per prendervi del tempo per fermarci e riflettere insieme. E dicevo a Nicola prima che mi spiace veramente tanto non vedervi, non potervi. Così, non potervi vedere almeno in viso. Però chissà, magari avremo occasione di vederci un'altra volta, speriamo. E quest'anno siamo tutti cambiati, stiamo tutti cambiando, siamo dentro un processo evolutivo e trasformativo profondo. E condivido lo schermo così. Ok, eccoci qua. E di fatto siamo dentro dicevo, un processo trasformativo profondo. Un esempio per tutti. Io per prima non mi sarei sognata un anno fa di mettermi a fare formazione su Zoom o su qualsiasi altra piattaforma. O penso che abbiate avuto questa esperienza anche voi quest'anno di sperimentare un lavoro online anche con i pazienti. Di fatto ci sono stati dei pro e dei contro. Ormai a un anno di distanza penso che guardiamo tanto i contro, ce li sentiamo un po' addosso e siamo tutti veramente molto, molto stanchi. Pensando a voi stasera, pensavo a un obiettivo per fare in modo che questa ora insieme possa diventare produttiva per tutti noi. E questi spunti di riflessione, di fatto, per ripensare e organizzare
il nostro lavoro con i ragazzi, ma soprattutto con i loro adulti di riferimento. E che cosa mi sembra importante portare stasera? Che siamo degli organismi complessi, molto complessi, e questo vuol dire che viviamo, cresciamo e ci trasformiamo continuamente all'interno della relazione, che sia una relazione umana, che sia una relazione amicale, che sia una relazione genitori-figli o una relazione terapeutica, ma noi ci trasformiamo all'interno della relazione. Questo trauma pandemico di fatto coinvolge il sistema familiare nella sua totalità, non coinvolge gli adolescenti, coinvolge non solo il sistema familiare, ma direi tutto l'intero sistema sociale. E la cosa per noi clinici importante è che abbiamo bisogno di un contatto consapevole con i nostri vissuti emotivi. La ricerca di questo ultimo decennio afferma che la base della terapia è il terapeuta stesso, con il suo esserci all'interno della relazione, con il suo controtransfert. Le ricerche sull'attaccamento parlano di fatto di cambiamento attraverso nuovi modelli di riferimento. Quindi il compito della persona che lavora con gli adolescenti e prendo le parole di Ogden, è quello di ricordarsi che gli è richiesto di essere in grado di trattare con i propri sentimenti derivanti dalle esperienze della vita passata, derivanti dalla sua adolescenza, altrimenti non sarà in grado di cogliere le richieste del giovane. Così ho pensato di fermarci un attimo, di prenderci qualche minuto per partire da noi, perché in qualsiasi relazione noi possiamo dare agli altri e possiamo far arrivare gli altri solo fino a dove noi siamo arrivati. Non possiamo portare un altro dove noi non siamo. Per questo vi propongo un'esercitazione. Si fanno anche online. Se qualcuno di voi non se la sente di fare questa piccola esercitazione, si senta libero di non farla. Per quelli che la vogliono fare, invece, vi chiedo di mettervi comodi sulla vostra sedia, di rilassarvi e, bene, stando seduti, se volete, potete chiudere gli occhi, se volete. E potete cercare o creare nella vostra mente un luogo confortevole da cui andare a contattare il tuo adolescente interno. Possiamo fare anche un bel respiro. Prenditi alcuni istanti nelle immagini o nei ricordi che ti affiorano. Scegli l'adolescente dell'età che ti risulta più congeniale. In questo momento, scegli l'età che vuoi nella tua adolescenza. Come sei fisicamente? Identifica qualcosa che pensi di te, degli altri attorno a te e del mondo. Che cos'è che ti piace fare? Qual è la tua musica preferita? E chi è il tuo amico più caro? Se c'è. Di cosa sentivi di aver bisogno? E da cosa ti sentivi ostacolato? Bene. E ora prendetevi alcuni istanti
per stare con l'adolescente interno. Magnifico. Adesso ci siete. Avete vissuto l'adolescente. Ora non siete più adolescenti, non siamo più adolescenti. Noi analisti transazionali che guardiamo la persona anche attraverso gli stati dell'io, sappiamo che abbiamo anche una parte di noi adolescente ed è proprio questa parte che è importante che il terapeuta contatti nel lavoro con l'adolescente. Tenetelo accanto a voi come il vostro consulente adolescente. E adesso andiamo avanti rispetto alla parte più teorica di questa serata. Ogni adolescente, ogni persona che entra nel nostro studio ci racconta una storia, la storia della propria vita, come la vive. In analisi transazionale chiamiamo la storia di vita il copione. Un piano di vita che si basa su una decisione presa durante l'infanzia, rinforzata dai genitori, giustificata dagli avvenimenti successivi e che culmina in una scelta decisiva. Di fatto il copione è una scelta adattiva, la migliore possibile in quel momento. E l'adolescenza è un periodo molto molto importante perché si rinnovano e si riaggiornano le decisioni di copione. Quindi lo scopo dell'ascoltare le storie di vita è proprio fornire all'adolescente un nuovo sguardo su di sé, attraverso la proposta di nuovi strumenti di gestione del suo mondo interno, in un periodo in cui di fatto stanno riprendendo forma le decisioni di copione. E quindi l'adolescenza è un periodo di progressivo mutamento della struttura di personalità, è un periodo molto delicato a cui se possiamo lavorare è veramente una grande responsabilità, un grande impegno e una grande bellezza. Mi interessa anche dire che io penso che le terapie con gli adolescenti certe volte durano molto poco. Ci sono degli adolescenti sfuggenti o degli adolescenti che rimangono per pochi incontri in terapia, ma certe volte bastano pochi incontri perché loro sono veloci. Stasera vi presento un adolescente che mi fa entrare in quello che ci diremo. Anna è una ragazzina di 16 anni o poco più. Di fatto arriva al mio studio con un attacco d'ansia, dice che l'ansia non la lascia in pace, la paura mi assale, piango un sacco di liquidi, mi dice, mi immagino scenari terrifici e cerco di trovare il modo di uscire dal vortice. Anche sua mamma, mi dice, è ansiosa di natura, dice lei. E riporto un'immagine che lei mi ha dato. È un anno che sono a mollo nell'incertezza e nella paura, non vedo vie d'uscita. Uno dice una cosa e subito quell'altro la smentisce. Non so più a chi credere, sono sempre stato ottimista, ma ho finito le cartucce della speranza. Rispetto alle emozioni dice: come con le labbra viola e le dita cotte, quando stai a mollo troppo, hai solo voglia di uscire, asciugarti, sentire il caldo e cambiare ambiente. In queste poche battute che vi ho portato, Anna si descrive il suo copione, descrive il suo panorama. Nella metafora ci racconta che di fatto è un atleta, è una nuotatrice, ma ci dice anche che ha un sacco di risorse, pensa con la sua testa, è consapevole di essere confusa, sa definire le sue emozioni, vede le incongruenze e le ambivalenze del mondo degli adulti, si definisce ottimista, ha buone immagini mentali e soprattutto ha voglia di cambiare. Quindi mi viene da dire che è una terapia che pare facile.
Di fatto, nel periodo caratterizzato dalla pandemia, le condizioni di vita delle famiglie sono cambiate profondamente e inaspettatamente. Ammaniti le definisce sindrome da deprivazione sociale. Questa emergenza sanitaria, di fatto ha imposto e impone condizioni che la rendono potenzialmente traumatica. Traumatica perché c'è una perdita di prevedibilità del mondo conosciuto, un'immobilità, una perdita di connessione con gli altri, di fatto un ottundimento, un distaccamento, un distanziamento, una perdita di senso del tempo stando in casa. Gli adolescenti vivono di notte, non seguono le lezioni di giorno, fanno più molta, molta fatica. C'è anche una perdita di senso di sicurezza e soprattutto una perdita di scopo della vita. Tutto questo ha enfatizzato stati d'ansia e tratti depressivi, frustrazione, paura, rabbia, isolamento. Quindi c'è stata proprio la privazione di spazi educativi, di apprendimento, relazionali. In questo tempo sospeso, gli adolescenti hanno espresso e esprimono sempre di più a tutt'oggi, in vari modi, l'incertezza per il loro futuro. Questo dipende molto anche da quelle che sono state le variabili dell'esposizione traumatica, ad esempio la posizione geografica. Penso che si senta dall'accento. Io mi chiamo Bergamaschi, ma vengo da Brescia. Noi è da marzo che siamo chiusi in casa. Io ho la fortuna di avere un piccolo giardino, quindi, e di vivere in un paese, quindi riesco a prendere aria. Ma ci sono degli adolescenti che io vedo che di fatto vivono in un condominio senza terrazzo e magari sono in casa con i genitori in lockdown e anche con i fratelli. È effettivamente durissimo per loro, ma veramente duro, duro, duro. Nobili, lunedì scorso ha parlato appunto della ricerca che hanno fatto e di tutte le limitazioni che i ragazzi hanno avuto, quindi non mi soffermo su questo. Nelle ricerche varie in tutto il mondo che si sono svolte quest'anno si è visto, e soprattutto io faccio riferimento a una ricerca che si è svolta in Bicocca a Milano, si è visto come nell'ambiente familiare il ruolo educativo e di sostegno dei genitori è diventato particolarmente cruciale, fondamentale. Tuttavia, i genitori, gli adulti di riferimento, sono stati lasciati soli a gestire l'istruzione a casa e l'assistenza dei figli, come non era mai accaduto prima, dovendo spesso lavorare dal domicilio con ulteriori difficoltà e gestire gli spazi, domestici. Da qui sono emerse di fatto un sacco di difficoltà nel trovare tempo e spazio per se stessi, per il coniuge, per il partner, e tutti gli studi concordano nel rilevare una variabilità nelle risposte psicologiche, cioè alcuni ragazzi hanno reagito a questi mesi di emergenza mostrando difficoltà, altri no. Come mai? Si è visto che la qualità dell'ambiente familiare e sociale gioca un ruolo importante di protezione o di rischio nel moderare o meno l'impatto che potenziali esperienze traumatiche hanno sui minori. Di fatto, anche se il lockdown ha offerto alle famiglie più tempo per la condivisione, per lo stare insieme, la qualità di questo tempo potrebbe essere compromessa quando i genitori si sentono sopraffatti dai doveri genitoriali, da quelli legati al lavoro, alla reclusione in casa. Quindi possiamo ipotizzare che i genitori più stressati sono troppo sopraffatti dalla situazione per comprendere e rispondere in modo sensibile alle domande e ai bisogni dei propri figli. Quando questi ultimi non trovano negli adulti risposte alle loro preoccupazioni, possono mostrare
ovviamente maggiore angoscia evidenziata da problemi emotivi e comportamentali, nonché disattenzione e difficoltà di concentrazione. Seguendo questa prospettiva, alcuni studi hanno riportato effetti a cascata delle difficoltà genitoriali sull'andamento dei figli durante la pandemia. Ad esempio, la percezione dei genitori dei problemi associati alla quarantena ha aumentato i livelli di stress. Quindi, mamme e papà più provati, quindi in difficoltà, hanno riportato di dedicare meno tempo all'ascolto emotivo dei figli, con conseguenze negative nella capacità di regolare le emozioni, dei ragazzi. E quindi non hanno presentato strategie di caregiving di fatto efficaci. La preoccupazione per la pandemia può avere di fatto compromesso la capacità dei genitori e dei gruppi di coetanei di riconoscere e rispondere al mondo emotivo dell'adolescente. La preoccupazione ha portato a diminuire la funzione riflessiva genitoriale. Cioè è diminuita la capacità di dare senso all'esperienza. E questo è un dato fondamentale. Le reazioni dei genitori, spesso per proteggere i figli, è evitare di parlare e di spiegare quello che succede. L'adolescente quindi è come se avesse perso le basi, percepisce come imprevedibile, inspiegabile, ingestibile ciò che accade attorno a lui e questo porta a maggiore vulnerabilità emotiva e a un aumento ovviamente dei sintomi. Di fatto il Covid non ha colpito solo il sistema familiare, ma anche il sistema sociale. Le storie, quelle riportate dai mass media, hanno utilizzato spesso termini come guerra, lotta, strategie, combattere, l'ho usato anch'io prima. Le parole hanno uno spessore e un peso. Di fatto le parole entrano nelle nostre immagini mentali e si collegano anche a livello neurale alle nostre esperienze. Come dice Anna, la ragazza di cui vi parlavo, viviamo in un clima ambivalente, dove arrivano messaggi contraddittori. Tutto è il contrario di tutto. Quindi le fonti attendibili vengono sminuite e svalutate quotidianamente. La salute prima di tutto, ma dobbiamo aprire tutto. Questi messaggi, di fatto tra loro, molto contrastanti, riportano notizie disarmanti, dove di fatto quello che regge è il non pensare con la tua testa, pare essere ormai uno slogan. E in questo clima confuso, confusivo, assistiamo a un conflitto tra dei messaggi che vengono interiorizzati. Io trovo molto utile, lo uso molto spesso anche con i ragazzi, utilizzare questo è lo schema degli stati dell'io, perché è un modo di visualizzare e rendere la persona, il ragazzo, lo usiamo anche noi stasera, ve lo mostro, al ragazzo serve molto per andare a riflettere, a responsabilizzarsi, a diventare competente dei suoi stati interni. Quindi, tutte le teorie che ci sono, le negazioni, le portano a una contaminazione, in analisi transazionale la chiamiamo la contaminazione del genitore, quindi a una parte di noi, se noi prendiamo questo modello tripartito, quindi a una parte di noi che dovrebbe dare, che la acquisiamo dall'esterno e che dovrebbe dare struttura ma anche protezione, di fatto è un attimo disarmante in questo momento. Sembra più che ci sia un doppio legame, come quando nelle famiglie un genitore dice A e l'altro genitore dice B.
alla fine i ragazzi sono confusi e non sanno più che cosa ascoltare e chi scegliere. E quindi gli introietti interni funzionano un po' così, quindi da un lato ci sono tante informazioni contrastanti, dall'altro tutto questo attiva delle paure arcaiche, quindi delle paure rispetto al domani, come vedevamo prima. Questo va a discapito di quello, il cerchio centrale è lo stato dell'io adulto che viene deenergizzato. Perde il suo potere, perde la sua potenza. Quello che vediamo è che i ragazzi arrivano e hanno un dialogo interno tra un genitore esterno interiorizzato, no? Che però dice delle cose contrastanti e uno stato dell'io bambino che o si adatta o si ribella alla situazione. E quindi direi che vediamo per affrontare, diciamo così, questi nuovi cambiamenti. I ragazzi hanno bisogno del sostegno dell'adulto, non solo del loro stato dell'io adulto che è in formazione in questo periodo, ma hanno bisogno dell'adulto nella regolazione del mondo emotivo. Dicevo prima, siamo organismi complessi e viviamo e cresciamo e ci trasformiamo all'interno della relazione. Il trauma coinvolge e ha coinvolto tutto il sistema familiare e sociale, e abbiamo bisogno di prendere in considerazione anche quello che chiamiamo un processo di doppia mentalizzazione. La mentalizzazione è l'attivazione e l'energizzazione dello stato dell'io adulto, è quello che ci porta alla consapevolezza. Per processo di doppia mentalizzazione intendo reti di figure genitoriali e gruppi di coetanei che sanno mentalizzare, aiutano di fatto l'adolescente a mentalizzare, quindi ad avere un riconoscimento, un supporto, un accogliere il bisogno, avere delle informazioni chiare, delle spiegazioni e avere una condivisione emotiva. Il processo di mentalizzazione consiste nel dare significato, vuol dire riuscire a uscire dal dialogo interno. È un processo di attivazione dello stato dell'io adulto, sfruttando la consapevolezza. Fonaghi dice che è la capacità di capire cosa io provo, cosa io penso di quello che provo, cosa prova l'altro. E è la mia consapevolezza di cosa l'altro prova e pensa e di cosa io provo e penso. In termini di analisi transazionale è la lettura che il nostro stato dell'io adulto fa dei miei vissuti interni e dei vissuti interni dell'altro. Che è anche un po' mettersi nelle scarpe dell'altro. Gli adolescenti si trovano in questo caos comunicativo e c'è una perdita di credibilità e di autorevolezza degli adulti. E quindi gli adolescenti cosa fanno? Attivano il loro bambino adattato, sicuramente non il loro bambino libero e creativo, ma quello stato dell'io bambino adattato con due modalità diverse di funzionamento. O si chiudono in casa nell'iperadattamento, o fanno i ribelli. Queste, di fatto tutti noi possiamo mentalizzare. Quando noi mentalizziamo, riusciamo a fermarci e capire dove siamo,
quando non mentalizziamo, parte l'arousal emotivo. Ok. Consideriamo antichi e nuovi scenari di vicinanza. La relazione terapeutica, è una domanda che faccio anche a voi, può contribuire alla regolazione emotiva per le donne e gli uomini del futuro? Di fatto noi abbiamo una grande responsabilità quando lavoriamo con gli adolescenti, perché loro saranno gli uomini e le donne del futuro. E allora mi è piaciuta questa frase che ho trovato in Munari Poda, ma di fatto che è di Galimberti, che dice che l'adolescenza non è solo una stagione della vita, ma una modalità ricorsiva della psiche, dove i tratti dell'incertezza, dell'ansia per il futuro, l'irruzione delle istanze pulsionali, il bisogno di rassicurazione e insieme di libertà si danno talvolta convegno per celebrare in una stagione tutte le possibili espressioni di cui può cadenzarsi la vita. Quindi, partendo da questo, mi viene da dire che siamo in una società adolescente, tutti noi, in questo momento.